Buonasera, benvenuti al Villa Ferri League. Andiamo a vedere la partita di calcio 8, girone a 1, quella che vede sfidarsi il Locomotiva contro il Genoa. Potremmo dire proprio il presente contro il passato, il presente perché quanto riguarda il Locomotiva, squadra che negli ultimi anni si è dimostrata essere al vertice del campionato proprio qui a Villa Ferri, una indiscussa un disputato campione proprio di questo campionato, contro il Genoa che in passato è veramente una squadra gloriosa. Quindi andiamo subito a leggere la formazione. Partirei proprio dal Locomotiva in tenuta gialla, che attacca da destra verso sinistra con il numero 1 Rampim Nicolas, con il numero 4 Kepko Egi. Spero aver letto bene il cognome, mi scuso per Locomotiva, ma è la prima volta che mi trovo a leggere la loro formazione. Con il numero 5 Caponigro Antonio, con il numero 9 il capitano Bonsacco Marco, con il numero 10 Gaetano Gianni, con il numero 11 Pashai Besnik. E mi devo fermare subito perché c'è la prima rete realizzata proprio dal capitano del Locomotiva, Bonsacco, che realizza la prima rete, 1-0, come andiamo a vedere nel replay. Bellissima la sua realizzazione di sinistro di potenza sull'angolino basso dove Busetta non può fare nulla, quindi 1-0 per il Locomotiva. Ricontinuiamo a leggere la formazione. Ero arrivato al numero 19 Kurti Altin, con il numero 22 Amiti Lirim, con il numero 23 Eris Rama. Quindi passiamo alla formazione del Genoa, che gioca in tenuta bianca e attacca da sinistra verso destra con il numero 1 Busetta Luca, con il numero 2 il capitano Tiso Mauro, con il numero 3 Biancato Andrea, con il numero 4 Lincetto Nicola, con il numero 5 Bortignon Paolo, con il numero 7 Tasinato Andrea, con il numero 8 Biancato Diego, con il numero 9 Marzotto Alberto, con il numero 10 Rampin Fabio e con il numero 11 Rampado Omar. Come ho detto prima, questa è una partita valida per il campionato di A1. Locomotiva adesso vede in testa la classifica, una squadra, come ho detto poc'anzi, che in questi ultimi anni veramente ha dimostrato di non solo giocare un ottimo calciotto, ma anche avere giocatori veramente all'altezza di ogni situazione. Genoa è stato in passato una squadra gloriosissima e adesso è un'ottima squadra, una che può far male a tutte, può puntare veramente ai vertici. Spesso quest'anno si sono trovati in difficoltà numerica, quindi come oggi che ho visto almeno due tesseramenti giornalieri, quindi formazione rimaneggiata. Vi ricordo, fin dai primi minuti di scaricare l'applicazione Calcio Amatoriale, applicazione completamente gratuita, disponibile sia per Android che per iPhone. Qui troverete le classifiche, i gironi, il calendario, la classifica cannonieri e la classifica miglior portiere. Ed è la seconda rete subito per Locomotiva. Rivediamo replay, questa volta è stato il numero 19 Kurti a realizzare. Dopo una bella parata di Busetta gli arriva a rimpallo direttamente sulla testa di Kurti, che facilmente può insaccare la seconda rete. 2-0, partita subito in salita per il Genoa. Stavamo parlando dell'applicazione, appunto scaricatela, qui potrete appunto avere il campionato a portata di smartphone. Inoltre, se volete una classifica molto più dettagliata, dove troverete il giocatore che ha realizzato una sola rete, il portiere che ha giocato una sola partita o le ammende, le ammonizioni, le espulsioni, dovete andare sul sito ufficiale, che è www.calcioa5padova.it. Per chi non lo sapesse, dai primi di gennaio è stato deciso di premiare il miglior giocatore di giornata. Questo premio va assegnato solamente tramite le partite che andiamo a vedere in visione, scelto da me. Io sceglierò il giocatore che per me è stato il migliore giocatore in campo, un po' goliardicamente, come fa Sky dando la coppa al miglior giocatore. Noi diamo una bibita presso il bar di Villa Ferri. Questo è un motivo in più per impegnarsi. Dovreste impegnarvi sempre, soprattutto quando c'è la telecamera. Cercate di dare il vostro meglio, così avrete una bibita in omaggio, che non fa mai male per le tasche e anche per l'orgoglio personale. Quindi non vi resta altro che seguire la partita. Verso gli ultimi minuti io dirò il nome, colui che citerò dovrà semplicemente recarsi presso la segreteria con nome e cognome, la partita che stiamo andando a vedere in visione, e gli verrà dato il buono appunto per accedere al bar e avere in omaggio questa bibita. Bene, ritorniamo a questa bella partita che per ora vede in vantaggio 2-0
scusate, devo bloccarmi perché non sono più due ma sono 3-0 per il Lokomotiva. A realizzare la terza rete è il numero 10 Gaetano, bello il suo numero di funambulismo, dopo aver seduto ben 3 giocatori poi riesce a imbrogliare anche Busetta che nulla può, incolpevole di tutte e tre le reti che ha subito finora. Siamo circa al decimo minuto del primo tempo, quindi ancora 15 minuti abbondanti da giocare in questa prima frazione, poi ovviamente mancano tutti i 25 minuti del secondo tempo. Partita ancora aperta? Sì, decisamente sì, 3 reti a calciotto si possono benissimo recuperare. Certo che se dobbiamo contare che gli avversari sono Lokomotiva è un'impresa ardua, però non impossibile. Fondamentale, ho dimenticato il nome dell'arbitro, chiedo scusa, signor Pravato di Padova, arbitra l'incontro, arbitro sicuramente all'altezza della situazione, come del resto tutti gli arbitri di Villaferri, non me ne vogliono gli altri, sicuramente gli arbitri di Villaferri sono stati selezionati, ovviamente selezionati tra quelli che hanno scelto spontaneamente di venire a arbitrare, perché dovete sapere che anche gli arbitri stessi chiedono di poter venire a arbitrare presso Villaferri, quindi anche il settore arbitrale crede che sia uno dei migliori campionati ormai di Padova, e non solo, lo dicono proprio i numeri stessi. Ci siamo messi proprio l'altra sera per curiosità a vedere i video che vengono fatti in tutta Italia, e dobbiamo dirlo un po' orgogliosamente che siamo quelli con le più visualizzazioni, stiamo arrivando quasi a 20.000, quindi grazie a voi, grazie a tutti, grazie un po' anche a noi perché diamo il nostro meglio anche facendo cose amatoriali. Io stesso sono un amatore, non è il mio lavoro fare il telecronista, non vorrò nemmeno farlo, lo faccio umilmente, sono orgoglioso di farlo, però lo so per certo che ho molti deficit a fare questo. Comunque grazie a tutti, continuate a vederci, se potete commentate, se potete dare un commento positivo meglio, se volete farlo negativo accetteremo anche quello, se serve per costruire qualcosa di molto più importante e farlo sempre rendervi il servizio sempre migliore. Attenzione perché si trova in area, questa volta Busetta anche fortunato a non trovare, che non trova Genti, Gaetano scusate, il numero 10 non trova la porta, perché a tu per tu con Busetta avrebbe potuto fare veramente male. Prova il capitano da tre quarti campo, non trova la porta, era una posizione piuttosto difficile, ma adesso si possono permettere anche il lusso di provare cose un po' improbabili, quelli del Lokomotiva, visto che sono in vantaggio di 3 reti, questi sicuramente dà il morale molto carico alla formazione in giallo. Vediamo l'esecuzione della manovra offensiva proprio del Genoa, buona retroguardia del Lokomotiva, prova un tiro difficile, prova a girarsi di prima intenzione, non trova lo specchio della porta, anzi la supera di qualche metro. Buono il fraseggio, la retroguardia in giallo, palla Caponigro che credo questo sia il primo anno, se non sbaglio, che gioca con il Lokomotiva. Caponigro giocatore, un difensore di alto livello, ed ecco la quarta rete per il Lokomotiva. Andiamo subito a vedere il replay, bello il triangolo tra il numero 19 che poi realizza la rete, Curti, e Gaetano. 4-0 adesso per il Lokomotiva, Genoa sempre più in difficoltà. È partita dura questa, partita forse sono partiti amareggiati proprio perché la formazione è stata un po' rimaneggiata. Sicuramente resta comunque una squadra veramente all'altezza di questo campionato e di questo girone. Il Genoa è sempre una squadra ostica per tutte, ma Lokomotiva ha qualcosa in più, soprattutto questa sera. Vediamo al 19 un'altra rete, la rete che porta a 5 il tabellino dei gol fatti. Ancora una volta Busetta incolpevole, oggi deve solamente guardare la palla in fondo al sacco. Busetta, solitamente le altre due volte che ho avuto modo di vedere
il Genoa a giocare, Busetti è sempre stato protagonista, addirittura in una partita io ho deciso di premiarlo come miglior giocatore, credo che era la partita contro l'Emporio dell'Auto finita 1-0 proprio per la formazione del Genoa. E vedremo oggi cosa saprà fare. 5 reti sono veramente tante da recuperare contro il Locomotiva, che è una squadra molto ostica sia in fase offensiva che anche in fase difensiva. Siamo al 15° minuto, quindi mancano 10 minuti alla fine del primo tempo. Dovrebbero almeno segnare un paio di reti, credo, per cercare poi di dare tutto nel secondo tempo. Bello la triangolazione tra il capitano del Genoa e il numero 9 Marzotto. Palla in centro, è bellissima la prima rete di Tiso, proprio il capitano a realizzare la prima rete per il Genoa, risultato quindi 5-1, forza Genoa, che la partita è ancora molto lunga. Busetta para in due tempi, la consegna al difensore che aveva più vicino, era proprio Marzotto che poi si intreca in una serie di dribbling e perde palla, riparte, attenzione, bene, buona la retroguardia, attenzione, bei tiri in porta da parte del Locomotiva che, l'abbiamo detto, in fase offensiva fa veramente male. Ho notato ora che solamente 2 giocatori su 8 della squadra del Locomotiva ha indossato i parastinchi. Vi ricordo che sono 2 euro di ammenda ogni giocatore sprovvisto di questo. In campionato federale non potreste nemmeno scendere in campo. Attenzione, perché sono obbligatori anche Villaferri. Villaferri vi dà la possibilità di entrare in campo, vi dà la possibilità... Cioè, con l'ammenda di 2 euro che magari sono niente, ma in caso di infortunio l'assicurazione non risponde, quindi attenzione perché è un vostro rischio non indossarli. Un'altra manovra offensiva del Genoa, palla sul secondo palo, poi tiro di prima intenzione, ancora una volta non trovano lo specchio della porta, può ripartire Locomotiva, recupera la palla il Genoa che parte proprio da dietro la manovra offensiva, qualche passaggio di troppo, però anche, sono tutti ben riusciti questi passaggi, anche se un po' troppi. Fa ora a schierarsi la difesa del Locomotiva, capitano del Locomotiva alla meglio, poi si tenta un dribbling quasi impossibile, bravo il portiere del Locomotiva Rampin a sventare il pericolo, palla vicino al calcio d'angolo. Non si stanno muovendo male. Genoa che negli ultimi minuti si è dato un po' di coraggio, spreca questo calcio d'angolo troppo lungo, spreca anche il difensore del Locomotiva con palla direttamente dalla propria area all'area avversaria. Bravo Busetta che di piede deve sventare un bel pericolo dell'attacco del Locomotiva. Tasinato non si trovano i giocatori del Genoa, impotenti proprio di questa squadra ben posizionata in campo che è Locomotiva. L'ho detto già le altre volte che ho avuto modo di vedere la partita assieme a voi del Genoa, che Genoa è veramente un veterano di questo campionato, è proprio per questo che all'inizio dicevo passato contro presente, che Genoa già dal 1997, anno che fu introdotto proprio il calciotto a Padova con il primo trofeo Fabrizio Rendina, giocato al Cover Tennis e si giocava solamente al sabato pomeriggio, e qualcuno di loro erano già presenti allora, e credo che la squadra proprio prenda il nome da quella edizione, perché i primi anni si giocava solamente con le squadre che militavano nel massimo campionato di calcio, quindi la Serie A di calcio, e si prendeva proprio il nome da loro, e loro probabilmente hanno scelto il Genoa, e portando avanti questa tradizione poi il Cover si è perso, è ritornato da qualche anno, però sicuramente non me ne vogliono gli organizzatori del Cover, ma Villaferri resta sempre l'icona del calciotto proprio in Padova, che da 5 anni ormai
rimane il campionato numero uno sia dal punto di vista organizzativo che anche per il numero di squadre. Siamo al ventesimo, quindi mancano 5 minuti al termine del primo tempo regolamentare. La partita si vede in vantaggio per 4 reti, quindi 5-1 risultato questo per il Locomotiva nei confronti del Genoa. Genoa però che ha avuto anche qualche occasione per poter affondare un attacco concreto, poi non sono riusciti. È vero anche che anche Locomotiva si è proprio mangiata, come si suol dire, due reti facili, due belle parate di Busetta. Sicuramente se dovesse finire la partita così non ci sarebbe nulla da dire, è stata superiore sicuramente il Locomotiva, che ha sferrato degli attacchi veramente micidiali e poi anche nella retroguardia si è dimostrata sempre in ottima forma. Busetta costretto a uscire quasi al limite dell'area, attenzione al pallonetto che di poco non sfiora la traversa. Nulla da fare, può rimettere la palla Busetta. Attenzione, un'altra manovra. Niente, non hanno fretta il Locomotiva ovviamente di portare in attacco il pallino di gioco. C'è da dire che è una partita anche molto corretta, che solitamente una squadra quando va sotto di così diverse reti nell'arco del primo tempo regolamentare poi magari diventa un po' più agonistica la partita, vorrei dire quasi che diventa cattiva, spesso succede purtroppo, ma questo fa parte anche del gioco del pallone. Se vi siete mai chiesti da dove viene questo sport viene importato dal Brasile. E il Brasile però si gioca in 7, noi italiani abbiamo deciso di giocare a 8 perché probabilmente abbiamo spazi un po' più grandi di quelli che hanno a disposizione i nostri amici brasiliani. Tutto sta che veramente il calciotto, soprattutto in Veneto, piace molto. Abbiamo come ho detto prima, abbiamo visto sia i video ma abbiamo visto anche altri campionati giocati nella nostra regione e abbiamo notato che fuori dalla nostra regione, nel resto d'Italia, si gioca poco a calciotto ma si predilige proprio il calcio a 7. Io ho avuto modo di vedere, anzi ho anche partecipato a diversi tornei di calcio a 7, devo dire che non sembra, ma giocare a 8 è differente e anche molto più divertente. Dice che manca un minuto alla fine del primo tempo, poi ovviamente l'arbitro deve ancora decretare i minuti di recupero. Prova il capitano del Genoa con un tiro al volo, bravissimo, si gira, è bravo il capitano adesso del Genoa, Tiso, a mettere una palla insidiosa sulla porta di Rampin. Non trova lo specchio, altrimenti sarebbero stati guai per Rampin, anche se aveva coperto il primo palo. Sicuramente era una palla insidiosa questa. Riparte il Genoa proprio da una rimessa laterale. Questo è un po' un tiro della disperazione, perché un tiro da metà campo con una difesa completamente schierata è difficile da poter fare far male alla retroguardia del Locomotiva. Probabilmente se si accorgessero il Genoa che non tornano tutti quelli del Locomotiva, dovrebbero a mio avviso fraseggiare un po' di più con la palla proprio nella metà campo avversaria, perché due giocatori del Locomotiva proprio non vogliono sapere di ritornare. Reclamano un fallo di mano i giocatori del Locomotiva, l'arbitro Pravato dice che si trattava di spalla, quindi non c'erano gli estremi per un calcio di rigore. Ancora un tiro, stavolta realizzato da Lincetto ma da posizione quasi impossibile. Un minuto è stato decretato di recupero, quindi siamo veramente agli ultimi sgocci che ci separano dalla fine del primo tempo regolamentare. Ancora ovviamente tutto il secondo tempo da giocare. Genoa, ricordo,
che deve recuperare 4 reti almeno per puntare al pareggio. Vedremo se saprà durante il secondo tempo giocare un calcio più offensivo e far male proprio a questa super formazione del Lokomotiv. Chissà se la partita sarebbe stata uguale con anche i due giocatori assenti del Genoa, chi lo sa. Non è gol. Io ero presente e avevo la posizione giusta per vedere, ve lo assicuro, la palla non era entrata, quindi sbaglia Lokomotiv a protestare per questa rete che non c'era assolutamente, c'è stata l'illusione ma la palla era completamente sulla riga, quindi bravo Busetta, ci avviciniamo veramente agli ultimi sgoccioli, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro che ci separa alla fine del primo tempo. Bene, rieccoci per la partita, Lokomotiv contro Genoa, adesso Genoa in tenuta bianca, attacca da destra verso sinistra, ovviamente contro Lokomotiv che in tenuta gialla attacca da sinistra verso destra. Risultato 5-1 per il Lokomotiv, vediamo se durante questi 25 minuti Genoa saprà riportare il risultato a suo favore o se Lokomotiv padroneggerà tutta la partita e magari realizzerà ancora delle reti. Mi auguro per il Genoa di no, io non tifo Genoa, non tifo nemmeno Lokomotiv, sono proprio imparziale tra i due, dico solo per simpatia. Lokomotiv ancora non avevo mai avuto modo di vedere una partita assieme a voi, Genoa questa è la terza volta, quindi un po' per simpatia, un po' anche per nostalgia, visto che nel 97 anch'io facevo parte della prima edizione appunto del calciotto padovano e quindi simpatizzo un po' per questa squadra veterana dei campionati di calciotto, niente di più. Anche durante la seconda parte vi ricordo ancora di scaricare l'applicazione Calcio Amatoriale, applicazione completamente gratuita, disponibile sia per Android che per iPhone. Qui troverete le classifiche, i gironi, i calendari, la classifica miglior portiere e la classifica capocannoniere. Scaricatela per avere il campionato a portata di smartphone. Se volete una classifica più dettagliata, dove ci sono anche le ammonizioni, le espulsioni, le ammende, dove potete vedere il giocatore che ha realizzato una sola rete o il portiere che ha giocato una sola partita, andate sul sito ufficiale che è www.calcioa5padova.it. Seguiteci perché ci fa molto molto piacere. Bene, continuiamo a vedere questa partita perché ci ha regalato delle belle emozioni, anche se il risultato sembra a senso unico. Comunque ci sono state delle reti realizzate anche in modo veramente eccezionale, come può dire, con tecnica veramente di alto livello. Sicuramente io non riconosco i giocatori del Lokomotiv, a parte Caponegro che ho avuto modo di giocarci assieme per qualche anno nel campionato di calciotto, gli altri giocatori non li conosco del Lokomotiv, vedo che sono giocatori di buon livello, secondo me hanno giocato anche in buone categorie. Attenzione a Gaetano, bello il suo tiro, stop e tiro di prima intenzione, Busetta era attento, comunque palla che non trova lo specchio della porta, quindi può ripartire il Genoa. Genoa che adesso si trova proprio dentro l'area del Lokomotiv, no, peccato, sbaglia l'impatto con la palla, aveva tirato di sinistro ma un erroraccio fa sì che la palla si spegna in rimessa dal fondo. C'è un po', se devo dire, un po' una piccola nota negativa del Lokomotiv, protestano un po' troppo, stanno protestando anche inutilmente, visto il risultato non dovrebbero aver motivo di protestare. Ottima squadra questa Lokomotiv, sicuramente vorrò e andrò a vedere una partita magari con una squadra che sia al completo. Oggi Genoa, l'ho già detto tre volte, non è assolutamente al completo e mi sarebbe piaciuto vedere la sfida tra queste due compagini proprio con il Genoa al completo, perché sono dei vecchi marpioni quelli del Genoa. Chissà se avrebbero potuto fare qualcosa in più, chissà, questo resta
il dubbio del calcio non si può con i secondi, ma non si va da nessuna parte. Fatto sta che oggi sta dominando il Lokomotiva, lo sta dominando anche meritatamente, quindi nulla da dire per ora. Chissà se il Genoa magari nei minuti finali riesca a tirar fuori quell'esperienza che sicuramente ha e poter fare proprio del male o agguantare il risultato, sarebbe bello anche per chi come me sta guardando solamente la partita. Nel frattempo io chiacchiero, ma il tempo non si ferma e siamo già al decimo minuto del secondo tempo. Ancora non ci sono state reti in questo secondo tempo. Stavo per portare sfortuna proprio al Genoa che stava subendo la rete, non ha fatto nemmeno ora di finire la frase. Già due occasioni mancate per il Lokomotiva. E qui l'arbitro non si accorge che la palla era uscita. Numero 3 tenta, Biancato tenta un dribbling di troppo, poi anche un tiro assai difficile da realizzare, infatti palla che si spreca in rimessa dal fondo. Pensate che ai fini della classifica Lokomotiva si trova in prima posizione, come ho detto prima, Genoa che si trova in penultima posizione, però a pari merito con altre quattro squadre, che è il Virtus Calciotto, gli AS Tronzi e New Team. Quindi campionato ancora tutt'altro che chiuso, sono ancora in lotta per poter arrivare ai playoff. Tutte le squadre, devo dire, forse solo Lokomotiva ormai è già assicurato il posto ai playoff, essendo proprio prima in classifica con 23 punti. Emporio dell'Auto segue proprio Lokomotiva, ma Emporio dell'Auto lo segue solamente di un punto. Eppure Genoa era riuscito a strappare 3 punti al Lokomotiva, quindi come ho detto prima una squadra veramente di marpioni quelli del Genoa, anche se la classifica non li vede in buona posizione, sono in penultimo posto ovviamente per la differenza rete, non per i punteggi, perché sono in 4 squadre a 10 punti. Anche per quanto riguarda la Coppa Capocannonieri, i primi due posti sono occupati proprio da due giocatori del Lokomotiva, che è Gianni Gaetano e Altin Curti, rispettivo uno 25 reti, l'altro 14 reti, a seguire poi un giocatore con 11 reti, Jacopo Meneghetti del Dio Boys. Anche per quanto riguarda la classifica Capocannonieri, qui 25 reti sono veramente tanti, anche perché il campionato deve ancora finire. Bravo quindi a Gaetano, che anche oggi ha dimostrato di essere un buon giocatore, si è mangiato qualche rete davanti alla porta, però comunque lui c'è, non è un ottimo corridore, non è un gran corridore, però tecnicamente veramente è un ottimo attaccante. Sono passati 15 minuti, quindi ancora 10 minuti da giocare in questo secondo tempo. Attenzione a Gaetano, no, il primo palo, Busetta lascia scoperto il primo palo, e un bomber come Gaetano lo vede e di piatto in sacca la prima rete del secondo tempo, la sesta rete per il Lokomotiva. 6-1 adesso vede in vantaggio Lokomotiva, partita che si sta veramente inabissando per il Genoa, incapace di risalire con il risultato. Peccato, partita forse da archiviare, da dimenticare, si svolterà pagina. Io non credo che in 10 minuti Genoa abbia oggi le capacità, non tecniche ma psichiche, di poter riagganciare questa partita. Lo so da giocatore che quando succedono queste cose poi difficilmente riesci a tornare a galla. Peccato, dai.
continuiamo a vedere questa partita, sperando proprio per il Genoa di poter realizzare qualche altra rete per non inabissare ancora di più il risultato, altrimenti veramente il morale poi va sotto le scarpe anche per le partite future. Rimessa laterale da buona posizione per il Locomotiva, Busetta in due tempi, recupera palla, lancio lungo, mette in banda laterale destra, poi decidono di far tornare nella propria area la palla, recupera il Locomotiva, c'è un batti ribatti tra un giocatore del Locomotiva che poi ha la meglio, Gaetano 2 contro 1 ed è facile per Gaetano realizzare la settima rete grazie anche al bel passaggio di Curti che lo smarca sul secondo palo, facile 7-1 adesso il risultato a favore del Locomotiva, sempre più in declino la squadra in tenuta bianca del Genoa. Vi ricordo anche di seguire il nostro TG, è una nuova iniziativa della stagione. Qui parleremo un po' delle curiosità, di quello che succede nei campionati di calciotto. La prossima edizione parlerà del calcio a 5 e anche a voi che giocate magari il calciotto seguiteci, che ci fa sempre molto piacere. Mentre il mese prossimo andremo proprio a parlare dei playoff, quindi di calciotto, parleremo appunto di curiosità, di quello che succede, e quindi seguiteci, lo troverete sia sull'applicazione che sulla pagina ufficiale Facebook, quindi seguiteci, condividete i vostri amici sui social, condividete su YouTube, fate quello che vuoi, insomma, dicendo in dietro, basta che lo guardate, commentate, ci fa sempre molto piacere. Poi vi do anche un'altra notizia, un'anteprima, che appena riusciremo a scoperchiare i tendoni, quindi appena farà un po' più caldo, credo che fra un mesetto e mezzo ci siano le condizioni termiche per poterlo fare, avremo a disposizione anche i droni, quindi ormai anche le TV nazionali adottano questo sistema di ripresa e anche noi abbiamo scelto di farlo proprio per dare un qualcosa in più, qualche immagine in più e rendervi sempre più professionale questo campionato amatoriale, proprio per farvi sentire come i veri campioni, anche perché essendo un campionato amatoriale questo campionato si gioca a livelli veramente alti sia nel calciotto che anche nel calcio a 5, essendo anche se ci sono limiti sui tesseramenti di FIGC, comunque resta un campionato veramente di alto livello questo, altrimenti non si spiegherebbe il numero di squadre che richiedono di partecipare proprio a questi campionati. E anche quest'anno, grazie a tutti voi, c'è stato un overbooking, quindi non c'è stato uno spazio in più e come ogni anno si deve scegliere di lasciare a casa le ultime squadre iscritte. Questo è un peccato, chissà che magari l'anno prossimo sia io a dire a voi la novità magari di un campo nuovo, questo chi lo sa cosa succederà. Ne approfitto anche, visto che stiamo visualizzando il Genoa, di fare un ringraziamento, un saluto particolare al numero 10 del Genoa, Rampin, che è sempre molto gentile quando mi vede, è sempre molto educato nei miei confronti, è molto gentile come ho detto prima, quindi lo ringrazio sempre, è sempre bello ricevere anche qualche complimento. Io non sarò sicuramente influenzato dal fatto del miglior giocatore che dovrò scegliere da questo. Lui l'altra volta contro l'Emporio ha realizzato l'unica rete della gara che ha portato i tre punti al Genoa, è stato veramente bravo. Non ho scelto lui, ho scelto Busetta come ho detto prima, perché secondo me è stato veramente sopraffino durante quella partita, perché ha parato veramente tutto. Oggi la scelta è andata su due giocatori, devo dire, del Locomotiva. Ero incerto tra Gaetano e Curti, poi ho deciso di scegliere proprio il numero 10 Gaetano come premio miglior giocatore della gara, anche se dopo che si è mangiato questa rete, come abbiamo appena visto, dovrei ricambiare subito idea, no? Che è stato veramente bravo Gaetano. Ho già scelto lui, anche se manca qualche minuto ancora alla fine della gara, quindi il numero 10 del Locomotiva, Gaetano Gianni, deve presentarsi presso la segreteria con nome e cognome, la partita che stiamo vedendo assieme, e gli verrà dato il buono per accedere al bar e ritirare la sua bibita a scelta.
mi spiace proprio per il Genoa, ma la partita, c'è poco da dire, è stata completamente a senso unico. C'è stata qualche occasione, proprio l'orgoglio aveva dato l'input per fare qualche manovra offensiva da parte del Genoa, che però non si è concretizzata. E il capitano ha realizzato una rete, una sola rete, manca ancora 4 minuti più recupero alla fine della gara, partita però chiusa, e ancora una volta Gaetano realizza un'altra rete, lasciato completamente da solo dopo un passaggio sbagliato da parte del Genoa, regala la palla a Gaetano che realizza la quinta rete personale e l'ottava rete per la sua squadra. Adesso un'altra disfatta, riguardiamo un altro gol, questo è la nona rete realizzata dal numero 19 Curti. 9-0, ma c'è, scusate, 9-1, che risultato, peccato per il Genoa, peccato, bravissimo comunque, nulla da togliere a Locomotiva che ha pienamente meritato il risultato. Pochi minuti al termine, c'è poco da dire, adesso sicuramente non può più reagire il Genoa, cosa potrà mai fare di più di così il Genoa oggi? La vedo dura, potrà realizzare una rete, due, mancano veramente pochi minuti. Fallo, gamba tesa da parte di Gaetano, quindi rimessa affidata alla formazione in bianco del Genoa, che parte con una manovra offensiva. E bravo anche Rampin a chiudere lo specchio della porta. Queste poche occasioni da parte del Genoa hanno trovato anche un Rampin sempre pronto e decisamente anche non parate difficili. L'arbitro comunque ha dato voto 8 al portiere del Locomotiva, mentre Busetta oggi si deve accontentare di un 6. Con la palla tra i piedi del Locomotiva, attenzione a Curti, mette in centro, riescono a difendere come possono il Genoa. Curti che lotta fino all'ultimo, forse c'era fallo, si lamenta il Genoa, voleva fallo, secondo loro era fallo quello che ha commesso Curti, a mio avviso anche, però l'arbitro sceglie di far correre, attenzione, 2 contro 2, Curti facile contro Busetta, realizza la decima rete, qualche protesta del Genoa, ci sta. Quarta rete personale di Curti, decima per la squadra del Locomotiva, 10-1, mamma mia che risultato. Caponigro, palla al piede, mette bene per l'esterno sinistro, poi buona la retroguardia del Genoa. Recupero, una rimessa laterale ancora a favore del Genoa. Ormai siamo veramente agli sgoccioli, il mio cronometro dice che mancano pochi secondi, non ho visto ancora l'arbitro decretare quanti minuti di recupero. Attenzione a Curti, molto bravo anche Curti, gioca sempre a testa alta questo giocatore, ha veramente due giocatori offensivi Locomotiva da invidia per tutte le squadre, infatti parla chiaro anche, come ho letto prima, la classifica capocannoniere. Gaetano e Curti sono loro in testa a questa classifica, quindi vorrà dire pure qualcosa. Sicuramente non hanno realizzato mica tutte le reti contro il Genoa. Sto aspettando ancora che l'arbitro decreti il recupero, perché secondo il mio cronometro la partita è finita. Allora, o ho sbagliato io o non ho visto l'arbitro che chiamasse. Ah, chiedo scusa, mi dicono ora che l'arbitro ha chiamato un minuto di recupero, quindi pochi secondi al termine. Ne approfitto, visto che siamo alla fine dei giochi, per ringraziarvi tutti. Vi ricordo di scaricare l'applicazione, seguite il telegiornale, condividete, commentate, seguiteci.
Non mi resta altro quindi che ringraziarvi. Da Villa Ferri League è tutto, da Diego Usella è tutto, buon campionato a tutti.